Buongiorno. Allora, recicliamo questi anellini che si trovano spesso in giro, tipo anelli brisé. Abbiamo bisogno di una perlina che abbia il foro che contenga come spazio tutte e due le bacchette, una perlina di chiusura. Le altre devono potersi infilare in uno dei due. Infiliamo il tutto e poi chiudiamo incastrando in quella perlina tutte e due le bacchette. Se rimane un po' ballerina, possiamo metterci sotto all'interno un po' di colla forte, altrimenti apriamo la monachella, così la attacchiamo dove preferiamo e richiudiamo. Così facendo, indossando l'orecchino, avremo il cerchietto di fronte. Così viene indossato, così si vede. Nel prossimo orecchino, invece, gireremo il cerchietto. Allora, qui, quando avremo delle perline che non hanno il foro troppo grosso, finiamo i nostri giri con un po' di colla forte e l'ultimo pezzo lo andiamo ad unire non con una perlina, perché abbiamo detto che non abbiamo una perlina che contenga tutte e due, ma con del filo metallico. È un'opzione, io ho del filo di rame, sarebbe stato meglio per i colori che ho usato, un filo dorato o color acciaio, ma non ce l'avevo. Vedete, basta avvolgere che si uniscono, più avvolgiamo, più si copre base. Questo poi è un po' troppo sottile, sarebbe stato meglio un po' più spesso. Vedete, così. Si può chiudere con un goccio di colla forte. Stesso discorso invece con del filato. Goccio di colla forte, adesso io lo faccio qua sopra tanto per farvi vedere, ma o si chiude col filo metallico o con del filo normale. Tra l'altro questo filo che sto usando è un filo un po' metallico, un po' particolare. Si continua a avvolgere finché ci piace, non c'è bisogno di tirare particolarmente perché il metallo non è così rigido. Ecco fatto. Mettiamo la nostra monachella e stortiamo l'anellino che è alla base, lo giriamo in modo che, ecco, indossiamo l'orecchino, qui siamo di profilo e vediamo il cerchietto stando di profilo. È un'alternativa. Davanti vedremo solo il lato del cerchio, quindi a noi se portarli così o in quest'altro senso. Decidiamo noi. Buon divertimento.